Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Anche oggi Gesù ci dona due piccole parabole che potremmo definire sorelle perché molto simili. Il regno di Dio è come un tesoro nascosto che un uomo trova nel campo. Dopo averlo trovato, lo nasconde, poi va, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che cerca perle preziose. Trovata una di grande valore, va, vende i suoi averi e la compra. Ci sono dei punti comuni in queste due piccole parabole che vanno colti: la ricerca del tesoro perla, il trovamento, la gioia, il vendere tutto per appropriarsene. Gesù è stato quest'uomo. È stato come il mercante che ha cercato il tesoro perla, lo ha trovato e pieno di gioia ha dato tutto per averlo. Il suo tesoro perla è stata la volontà del Padre che ha cercato, trovato e ha realizzato con pienezza, donando la sua vita in riscatto per tutta l'umanità. Tutto ha fatto pieno di gioia. Anche noi oggi siamo chiamati nella nostra vita quotidiana a cercare Gesù, a non darlo per scontato, pensando di sapere tutto di Lui. Lui deve essere la nostra gioia, per la quale siamo disposti a vendere tutto per conoscerlo, imitarlo e perché sia il centro della nostra vita. Se stiamo con Gesù quotidianamente, il nostro volto diventerà raggiante come quello di Mosè, capace cioè di trasmettere quella gioia che solo lui può dare.